Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video! E dove siamo? Con il pifferaio magico e la nostra Lidia. Ci troviamo, come potete vedere con i vostri occhi, nella giumenta abbardata Perché, come sempre, ormai io e Lydia, sempre tra bevande e cibi vari, ci imbriachiamo e giustamente non può non mancare una bella canzoncina di sottofondo del nostro Mikael Nostro artista Lui, sempre qui, non si è mosso da quella panchina Cosa faremo oggi? Per quale motivo ci troviamo qua? Allora, intanto usciamo Ragazzi No, no, tornate indietro nel video Cosa... Brenuin, cosa ci fa Brenuin con una fetta di formaggio Aidar? Ce lo prendiamo, ci può sempre servire. Allora, è caduto intanto un tizio dal cielo. Eh, Lidia, cara mia Lidia, eh. vabbè. Di tralasciando questo, allora cosa andremo a fare oggi? Oggi volevo insieme a voi portarvi Skyrim, Ma ho voglia di registrare Skyrim. Più che altro perché so anche che a voi fa tanto piacere vedere me dopo anni e anni qui in queste terre desolate. Ho detto perché no, visto che c'ho ancora il salvataggio dell'ultima, diciamo, serie che ho interrotto su Skyrim, ho detto perché no, andiamo a fare qualcosina. E mi sono ricordato, eh, non so se faccio un super mega fail. Che a Volun Rud, di preciso, intanto viaggiamo. C'è, eh, diciamo, questo dungeon molto ma molto interessante. Se non ricordo male, qui possiamo anche recuperare due armi segrete. In questa location, in questo luogo segreto, definiamolo in questo modo. Anche che penso che ormai tra di voi eh, ci siano... Praticamente tutti, quasi tutti, eh, che sapete praticamente ogni cosa, grazie anche ai miei video, su questo gioco. Però, visto che il mio canale ad oggi sta aggiungendo sempre di nuove persone che stanno giocando a Skyrim, mi sono detto, bene, facciamo qualcosa di particolare, anche se molti di voi già sapranno questa cosa, visto che tanto gli fa piacere vedere me giocare, ho detto, andiamo. Troviamo, Andiamo a ritrovare la nostra amica Lidia per ritrovarci qui a Volunrud, pronti per divertirci in questi, diciamo, non lo so, 10-15 minuti insieme. Apriamo questo baule. Cosa c'è? Guanti di ferro, oro e pozione di ristoro minore che ci può sempre servire. E amica mia, c'è una spada, Lydia? Ah, sì, è vero, tu ci avevi l'armatura dei... dei goblin lì. E andiamo immediatamente. All'interno, eccoci qua all'interno di questo luogo. Devo dire, ragazzi, che ogni volta che gioco e rigioco dopo tanto tempo a questo gioco qui, è sempre incantevole. C'è sempre una magia all'interno di ogni ambiente: il focolare, le luci. Veramente, questo gioco ha una magia in sé, eh, che non ha nessun altro titolo, nessuno. Allora, ci troviamo con questo cadavere messo in una posizione fighissima Lydia, Lydia, devi essere carica però, eh Allora, un altro cadavere, un pugnale, questo si è preso un, un pugnale di ferro dritto nell'occhio E qui c'è il diario, note di Vonurud, di Eddic Inizia, lingue mozzate Interessante Ritraccia le armi cerimoniali Allora intanto qui c'è tutto quanto il libro che narra Ok? Un po' Cosa è successo Prendiamo l'oro e iniziamo questa missione Andiamola ad attivare in Missioni Lingue mozzate Disabilitiamo questa E dobbiamo rintracciare cosa Ora vi faccio vedere Ripeto Magnifico questo gioco è spettacolare. Allora, in questa stanza, amici miei, oltre a questo scudo elfico che può sempre servire per chi di voi utilizza un bel guerriero, eh, ci sta questa porta, ok? Porta del tumulo dell'antico. Come vedete, incastonati, no? Ci sta questo rilievo di questa spada, ok? e di questa ascia. Noi dobbiamo andare a trovare queste, queste due armi. L'indicatore ci aiuterà in questo. Quindi mi raccomando, la nostra lidia è amareggiata e triste. Lidia. Lidia è morto. Lidia è morto. Non risuscita, Lydia. Vabbè, senza parole, e, e nulla. Allora, dobbiamo andare o di qua o da quest'altra parte. È uguale. Allora, andiamo prima di qua. Apriamo. Eccoli subito i nostri amici Come sempre che dormono e fanno finta di dormire Perché tanto poi stanno lì pronti ad attaccarci Lidia puoi anche rimanere lì all'entrata Allora cerchiamo, vediamo un po' Farina d'osso, granato, ci può servire Oro lo, lo teniamo Qui questo si dovrebbe alzare Infatti Tenta Lidia, perché ti fulmino se mi passi così davanti. Poi mi muori come Sven. Povero, pace all'anima sua. Proseguiamo. Eccolo qui, Dracula Inquieto. Questo già è più resistente ai fulmini. Ma noi teniamo questo perché voglio giocare con scintille senza cambiare così. Aumentiamo anche qui questa Kill Cam. E Lydia, come sempre, osserva la nostra distruzione. Allora, ascia nord, farina d'ossa, oro, quest'altro ha sempre l'oro. Non ci carichiamo di, di nient'altro perché non ho veramente voglia di prendere immondizia. E poi avere, diciamo, il peso trasportabile al massimo. Entriamo qui. Perfetto. Eccola lì la nostra arma, sopra quello che spero che riusciremo ad ucciderlo perché è abbastanza forte. Più che altro noi abbiamo pochissima vita. Pochissima vita, eccolo qua. Si è svegliato. Ora ci arriva una freccia in testa e moriamo. Allora, prima di tutto, voglio mettermi cura. Dovrebbe esserci da qualche parte, ok. E teniamocela in questo modo. Perché guardate, non gli infliggiamo nulla. Lidia, però, mi serve il tuo aiuto. Perché altrimenti qui non ce la facciamo. Non ce la faccio. Ho veramente pochissima resistenza. Eh, utilizza il suo urlo. Proviamo con dardo di fuoco. A metterne due, vediamo quanto leviamo. Mm, non tantissimo, stiamo attenti che qui altrimenti ci moriamo, curiamoci un attimo. Ok, perfetto, voglio rimettere scintille. E andiamo. Lydia, ma perché utilizzi l'arco, figlia bella? Cioè, aiutami a uccidere questo coso. Ecco, utilizza l'ascia e questo a me... Fa molto più piacere. Più che altro se è, è bloccato. No, riutilizza l'arco, avviciniamoci. Sperando che non ci prende Ok, dai, su. Ok, cambia arma, perfetto. Ok, i pugni utilizza. A noi va bene. A noi va bene, stiamo attenti. Mi raccomando, ragazzi. Andate equipaggiati. Non fate come me, non imitatemi. Perché stare con poca magica. Praticamente con un attacco. Che non fa nulla. Attenzione qui, mi raccomando, alle trappole. Eh? Questo ora mi uccide. Facciamo giro girotondo qui. In modo tale che se siete anche voi dei maghi come a me. Potete recuperare la vostra magica. Lui non passerà in mezzo. Quindi avete poi tutto il tempo per affrontarlo con calma. Il vostro compagno si rialza in questo caso. è morto. Ma anche lui sta in ginocchio. Gli ultimi colpi. E muore. Dai, su. Carica di magica, perfetto. Anche una bella kill cam in questa uccisione. Lidia, dai, rialzati. Non facciamo vedere che facciamo queste brutte figure. Queste le frecce possono anche rimanere là. Perché a noi quello che interessa, prendi ascia cerimoniale. Allora recuperata, possiamo tornare indietro. Attenzione qua alle trappole. E ora cosa facciamo? Andiamo a recuperare l'altra, in modo tale che possiamo passare e entrare in, in quella porta lì. Perciò andiamo qui. Qui dentro, non ricordo. No, ok, le monete non ci stanno. Allora, lì è la stanza, dobbiamo andare per di qua. Siamo attenti, lì ce ne stanno due, siamo abbassati, ma non penso di avere abbastanza furtività, infatti... Mi vedono praticamente subito Loro scenderanno Noi qui attenti che c'è la trappola Lydia l'attiverà come sempre Perciò noi passiamo Ok Bene, Lydia Mi raccomando, eh non, non... calpestare quel... Quel... Questa pietra Ah, ok Mi sta difendendo giustamente da dietro Attenzione Mo' calpesto qui Ok Madonna, Lydia Lydia Però C'è... Cioè... Siamo attenti. Ragazzi, non levo nulla. Non levo nulla. Questo mi devasta. Mi devasta. Sono troppo basso di livello. Allora, curiamoci. Attenzione. Siamo calmi. Giochiamoci la tattica. Piano piano lo uccidiamo. Però il bello che con due... Lo sai, che vi dico. Allora, mettiamo subito. Magia, distruzione, voglio mettere anche fiamme Aia Così due, eh, diciamo, abilità di distruzione combinati infliggiamo più danno Ok, dai, distruzione aumentata, saliamo anche di livello Saliamo subito di livello in modo tale che ci curiamo Allora, la vita, metterei altra magica visto che ci serve Distruzione, va bene così, tanto io qui cosa sto facendo? Ah, fiamme. Allora mi conviene non mettere scintille ma mettere due fiamme. Ok, ho disattivato tutte e due. Bene. Perfetto. Dai che brucia. Dai che bruci, amico mio. Ok. Perfetto. Vediamo cosa hai da regalarmi. Sempre il classico oro. Vediamo qui. L'Idia è morta praticamente. Pure noi, se non siamo attenti, continuiamo a bruciarlo. Dai Lidia, dai una mazzata in testa, su. Sì. Eh no, Lidia ormai è andata, ha pochissima vita. Curiamoci. E andiamo. Rimettiamo fiamme. No, così, ok. Allora, 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 per di qua. No, sì. Oh, non mi ricordo dove devo andare. Giù. No, oh, da tantissimo tempo, ragazzi, che non faccio queste cose. Per di qua. Yes. Ok. Però ogni volta, come ho detto prima all'inizio, ritornare in questi luoghi, ritornare in questi ambienti, è veramente spettacolare. Intanto qui un, el un elmo nord antico. Lo prendiamo. E apriamo questa porta. E recuperiamo... La nostra spada cerimoniale. Stiamo attenti dietro. Infatti... Questi, però, sono scarsi, quindi non vi preoccupate, non sono come quelli di prima. Attenzione, Lidia. Ok. Perfetto. Vediamo cosa hanno da regalarci: sempre l'oro. Recuperiamolo, perché può sempre servire questo. Però l'ametista, un lingotto e oro. Andiamo ora a inserire nella porta la nostra spada cerimoniale. Buttiamoci per di qua. Perfetto. Eccoci qua. Saliamo qui e andiamo a mettere le nostre due armi. Una qui. E un'altra qui. Vabbè, si mette in automatico. Se avessimo messo uno alla volta, cioè preso l'ascia. Tornati qui. Messa. L'avrebbe messa una alla volta. Però avendole tutte e due. Ora la missione ci dice di sconfiggere colui che sta qui dietro. E noi sperando di non fare una brutta fine. Lo andremo. Ad uccidere Lidia, sei pronta? Bene. Qui intanto, ragazzi, un, uh, un tizio davanti al fuoco con una pergamena ha una pergamena in mano. Prendiamo questo che ci può sempre servire e andiamo. Let's go. Proseguiamo. Avanziamo, attenzione a questo che si rialza Sempre un inquieto Eccoci qui, amici miei Lui, lì, fiero Sopra il trono, vicino al baule Ecco qui, attenti ragazzi perché questo È veramente forte È veramente forte questo qua Cioè, Lidia per favore cioè, Non ho parole cioè, Noi siamo qui livello 8 contro di questo Impressionante. Allora, stiamo attenti. Ce la dobbiamo giocare in questo modo, con calma. Girando qui intorno ai pilastri. Però il bello che ci sta. Anche quest'altro ci sta. Cioè, dobbiamo ucciderlo uno alla volta. Più che altro prima questo, perché tanto. Attenzione, non ci rimaniamo incastrati. Lidia con l'arco. Lidia con l'arco. Noi qui a morire. Allora, stiamo attenti, eliminiamo questo Però io non riesco a capire se ce l'ho dietro Allora attenzione un attimo Allora Eliminiamo il primo che capita Infliggiamo i danni, stiamo attenti Che quello è un colpo e ci leva praticamente tutta la vita Non abbiamo difeso Questo personaggio è stato un hack del gelo Che continua fiero a colpirci Dai è quasi morto, abbiamo finito la magica dai, Lidia. Oh, buono, 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 buono. È finita l'evocazione. Dai, l'ultimo colpo che muore. L'ultimo colpo, però, e moriamo anche noi. Ho delle pozioni. Pozione di cura. Perfetto. Siamo attenti. Manca volo. Completata. L'ho ucciso. L'ho ucciso. L'abbiamo ucciso, ragazzi. Ok, muoiono tutti. Per fortuna, perché dipendevano tutti da lui. Una volta ucciso lui, eccolo qua. Resti. E abbiamo l'arma Okin. e l'arma. Eduge. Il bersaglio subisce 10 punti di danno da gelo, a salute e vigore. Il bersaglio subisce 10 punti di danno da gelo a salute e vigore. Ragazzi, recuperiamo queste due armi. Prendiamole, recuperiamo anche 1000 di oro. Queste altre possono anche rimanere qui. Ed eccole qui. Allora, vediamo un attimo. Nel baule, abbiamo. Questo bel libro che potete leggere tranquillamente: Gemma, granato, oro, collana e arco. Beh, prendiamo al massimo, lo vendiamo. Andiamo per di qua. C'è la nostra bellissima parola del potere, che non ricordo bene quale. Vita, sussurro dell'aura. Proseguiamo per di qua. Proviamo subito le nostre armi, anche se penso. Oh! Mamma mia, stavo dicendo, penso che, boh, di, di non far danni, visto che non abbiamo nessun perk. No, vabbè. Siamo caduti di sotto. Rieccoci sul ponticello, proseguiamo per di qua. Un altro bel baule, rimettiamoci in prima persona perché così non riesco proprio a giocare. Si è bloccato? Ok. Cerchiamo nel baule l'oro. Urna. E poi, nient'altro. Qui, l'ho visto prima, il forziere ci sta, quindi se noi saltiamo, ok, prendiamolo, perfetto, niente di che, possiamo anche andare, let's go, siamo pieni, siamo pieni, buttiamo qualcosa, oggetti, vestiario, no, mettiamo armi, mettiamo armi, buttiamo questa, ok, usciamo da qui. Amici miei, cosa dire? Mi sono divertito a giocare questa, questa parte con voi, questa missioncina, no? Per rivivere un po' quelle emozioni che, che ci ha dato, no? Insieme a questo gioco, nella nostra avventura su questo canale ormai sono passati veramente, veramente tanti, tanti anni. Eh, dalle mie guide, da tutto quello che ho fatto io su questo gioco. Veramente, a me fa sempre piacere che apprezziate me, eh e Skyrim no? insieme, però eh, da una parte anche mi dispiace che poi nel vedere eh, portare poi altro non, eh, non c'è lo, lo stesso seguito, no? lo stesso riscontro positivo. Io ad oggi non so se vedrete con costanza altri video di Skyrim, se ci saranno, forse sì. Però non con, con grande costanza, più che altro perché ora ho fatto questo video. Ma fare qualcosa che già voi sapete eh, può essere noioso per voi, ma prima di tutto può essere anche noioso per me, da un punto di vista nel riproporre una cosa che ho fatto per tanto tempo. Quindi non so. Ad oggi ve l'ho voluto portare anche come regalo per, due, per il 2018 qui, farci questa, questa partita, questo. Questa, questo dungeon così insieme, senza fare una guida, senza farla proprio a forma di guida. Avrei potuto, ma ho preferito giochiamocela così, un po' per, per divertirci anche. E, e nulla, amici miei. Io vi ringrazio. Eh, vi ho sempre ringraziato per il supporto. Ad oggi mi, fa un, mi dispiace un po' per, per, per come è andata, ma non per, per, per voi, per me. Che non ho un po' saputo gestire no? negli anni dopo che ho concluso con Skyrim, non sono riuscito a, a mantenere quella costanza che poteva permettermi di, di rendere il mio canale carico di gente, no? E, e questo mi dispiace tantissimo, perché in parte ho distrutto e buttato un po' tutto quello che ho costruito con questo gioco, e mi dispiace. E nulla, spero di, di tenervi ancora compagnia. Spero di, di darvi quelle emozioni che ho dato a tutti voi un tempo. Di aiutarvi nel mio piccolo come ho sempre fatto. E, e nulla, eh, sono contento. Sono contento di aver condiviso con voi tanto. E, e niente, vi mando un abbraccio grandissimo. E ci vediamo, se volete, ad un prossimo video. 笑。